Adesso si vive attimo per attimo, naturalmente ci rendiamo conto delle criticità, se ci possono essere dei cavalli migliori o peggiori, quindi andiamo avanti di passo in passo senza anticipare nulla, senza andare a cercare l'impossibile, ma siamo coerenti di quello che accade e eventualmente ci sarà da parlare con Fantini, vedere con i cavalli, vedere tutto quello che può essere, senza andare a anticipare nulla che non serve a niente. Cosa Cosa chiederai, chiederai Fantini? Fantini? Uno per volta. Uno per Ci sono delle indicazioni per i Fantini? Ma con i Fantini ho parlato anche stamattina proprio per dare l'input, l'indirizzo giusto per una mossa corretta che rispetti i tempi della rincorsa e che rispettino quelli dentro anche i tempi della rincorsa, altrimenti si va a incorrere nell'errore che la mossa va invalidata. Cerchiamo di perdere meno tempo possibile, di trovare il perfetto, l'ottimo, quello che possa essere che permetta a tutti di andare via, e purtroppo il canapo è sempre il canapo, da che mondo è mondo, e possono avvenire questi problemi. È soddisfatto dell'atteggiamento di Fantini questa mattina? Certamente, sicuramente sì, sono stati molto corretti. Anche il discorso fatto prima di entrare in pista hanno recepito, secondo me, molto bene. Sono stati corretti, hanno collaborato. Quindi diciamo che per adesso siamo nella linea giusta. Io volevo chiedere quant'è l'emozione per Bircolotti, mi Tanta. sembra tanta. Tanta, sono tranquillissimo, sono arrivato veramente tranquillo. Adesso chiedo soltanto che momento per momento le cose vadano sufficientemente. Quindi vuol dire che quella tranquillità la porti avanti e arrivi a concentrarti sempre di più per poi arrivare al giorno del tempo. Adesso vediamo la scelta, vediamo quello che sarà dalla prima prova, nella speranza che tutto viaggi nella lunghezza della giusta. Mossiere vive questo ritorno a Siena come una rivincita? Ma io sono contento di essere a Siena, in questo momento non esiste niente, esiste solo una concentrazione tale per arrivare veramente a far bene, per scrollarsi un po' di rosso tutto quello che può essere il passato, tutto qua. Bircolotti Quindi ci si consentirà riparte. anche una battuta, no? Questo fatto, si è detto tante volte, di un rapporto amichevole con i Fantini, sarà ancora così il fatto di chiamarli per nome, insomma. Ribadisco, nessuno ha mai chiamato nessun Fantino per nome, cerco di farlo capire a tutti quanti. Perché dopo 30 anni di mossiere non ho mai chiamato nessuno per nome, quindi se sono stati a chiamarmi per nome l'errore l'hanno fatto loro. Lo ribadirò nel briefing, perché nel briefing si snocciola tutte le problematiche che possono essere alla mossa. È cambiato qualcosa? Naturalmente avendo i cavalli più reattivi devi essere più veloce, però si ritorna indietro nel discorso che se loro sono corretti a rispettare i tempi di mossa giusti, anche il cavallo veloce riesci a farlo partire bene. Altrimenti se si perde la tempistica della mossa, perché la mossa di Siena non è più che quelli davanti portano via la rincorsa, è la rincorsa l'input e quelli davanti partono al movimento della rincorsa. Se si perde questo, si perde la mossa. Quando Bircolotti Nascondersi dietro un filo d'erba. E la soddisfazione è stata tantissima perché, si torna a dire, ho avuto un episodio brutto, diciamo, brutto per un insieme di cose, non tanto forse per la mossa, per un insieme di cose. Era un anno sbagliato. E adesso mi sono sentito con molta soddisfazione richiamato in causa e questo veramente mi ha fatto piacere. Certo, sicuramente la concentrazione è stata tanta. Grazie. Grazie.